Adesso diamo la parola al dottor Gaggero. Buongiorno. Faccio parte del gruppo Generali, assicurazioni, mi occupo di rischio ospedaliero da circa 5 anni e arrivo però da questo mondo. Mi sono sempre occupato di apparecchiature elettromedicali e di dispositivi medici, protesi ortopediche. Qual è la percezione del rischio in ambito assicurativo? Queste sono due definizioni abbastanza sintetiche che lo possono identificare. La sanità è un affare pericoloso sostanzialmente perché non esiste industria al mondo aperta 365 giorni all'anno, 24 ore, aperte a tutti in entrata e in uscita e con una concentrazione di rischi che vanno dal nucleare al radiologico al biologico. Per cui questa è la nostra percezione, ne siamo consapevoli. La seconda sostanzialmente viene a identificare il fatto che l'attività all'interno degli ospedali è svolta per il 70% dalle mani e dal pensiero dell'uomo, per cui è soggetta sostanzialmente all'errore umano. Questo è il vero problema, che oggi ancora non è accettato, non è introitato. Se in più aggiungiamo che i pazienti in questo momento, rispetto ad anni fa, entrano in ospedale non per farsi curare ma per farsi guarire, capite che la somma di queste due cose porta delle conseguenze non indifferenti. Allora, questo settore, adesso qui lo facciamo in modo molto sintetico, è molto veloce, potete vedere voi stessi le vari aspetti critici che vengono sostanzialmente riportati in molti congressi. Io vorrei evidenziare che ci sono nuove tipologie di danni risarcibili che la giurisprudenza ha inventato recentemente, tra cui la perdita di chance, che effettivamente crea un grosso problema dal punto di vista civilistico, perché alla fine cosa produce? Produce il fatto che il nesso di causa non vale più niente in ambito civilistico. Questa è una criticità non indifferente. Evidentemente l'approccio che da un punto di vista assicurativo oggi si ha è quello riportato qua, una grossa attenzione prima di assumere dei nuovi rischi. Però vorrei cambiare un attimino modo di approcciare il problema, nel senso che sostanzialmente gli assicuratori prospettano numeri catastrofici. Avete capito, io sono un tecnico, non ho una stazione assicurativa. Vorrei parlare invece di una storia positiva, perché ogni tanto qualche cosa di positivo c'è. E parliamo di questa polizza, della nostra storia che inizia circa negli anni 70 presso gli istituti ospedalieri di Modena, cioè dove siamo noi oggi. Sostanzialmente gli artefici erano un direttore generale, una certa signora, onorevole Pacchioni, e un nostro nuovo, un giovane agente, molto determinato, che riesce a scalfire un pochettino l'egemonia che c'era allora da parte di una compagnia assicurativa che deteneva una quota di mercato molto importante e convince l'onorevole a provare una polizza assicurativa. La storia prosegue nel tempo, nel momento in cui all'interno degli istituti ospedalieri entra a far parte la USL nascente. Col passare del tempo i vari ospedali si accorpano intorno alla USL, che man mano assume poi il volume di ospedali che c'è oggi, per cui 9 fino a poco tempo fa, 8 attualmente. Il momento che noi abbiamo ritenuto essere importante è stata questa, nel momento in cui poi è arrivato un direttore generale. Arriviamo al 2002. 2002 è un momento veramente critico in cui le compagnie assicurative hanno cominciato a fuggire dalla sanità, sostanzialmente. E il problema SP vuol dire rapporto sinistri a premi, cioè sostanzialmente quando incassavano 100 dovevano impegnare 140. Tra liquidato e riservato come concetto. La sinistrosità era sostanzialmente in aumento. Il cambiamento che all'interno del gruppo abbiamo avuto qual è stato? Sostanzialmente si è razionalizzato il portafoglio nell'arco di tutti questi anni, per cui siamo passati da un 50% di quota di mercato di allora a oggi a circa un 5-6%. Questo è,
è abbastanza chiaro ed è similare a tante altre compagnie che da tempo erano presenti nel mercato. Però contemporaneamente abbiamo tentato di capire cosa stava succedendo, cioè abbiamo tentato di entrare in ospedale e di vedere, di poter fare delle valutazioni e delle analisi. È iniziata proprio a quel tempo una collaborazione molto più stretta con la struttura ospedaliera e è arrivato anche un secondo agente che ha sostituito il primo e fortunatamente anche questo aveva una competenza specifica in sanità come il primo. Non è usuale, lo ammetto, non abbiamo in tutta Italia agenti competenti in questa materia. In questo caso siamo stati fortunati. Per cui abbiamo deciso che qualche cosa doveva cambiare. Per cui qual era il contesto ambientale usuale che vale ancora oggi per molte compagnie? Cioè tutto gira intorno alla polizza, cioè il prodotto è al centro dell'attenzione. Vedete i vari personaggi che operano, i broker, gli agenti nostri, la nostra direzione del ramo di responsabilità civile, l'azienda ospedaliera, CLD sta per centro liquidazione danni, cioè sono quelle persone che liquidano i danni da RC auto e contemporaneamente magari devono liquidare anche un danno grave a livello ospedaliero. Il cambiamento che noi abbiamo tentato di attuare, che stiamo ancora attuando, è di carattere culturale. Al centro dell'attenzione nostra, per poter scegliere i partner con cui lavorare, ci deve essere evidentemente la struttura ospedaliera che dobbiamo conoscere e capire, ma fondamentalmente è importante per noi la sicurezza del paziente. Si sono aggiunte poi due funzioni diverse. Una è l'hospital risk management, cioè una struttura in grado di analizzare, valutare, svolgere un po' di suggerimento in termini di prevenzione, e l'altro aspetto ancora molto più importante è una struttura liquidativa dedicata sostanzialmente alla sanità, per cui abbiamo delle persone che sono in grado un pochettino di leggere le relazioni mediche, dare una visione più concreta alla cartella clinica, scelgono i medici legali per far sì che, come consulenti evidentemente, possono svolgere un'azione concreta e abbiano un'esperienza clinica importante. Ecco, qui la differenza è notevole. Abbiamo tentato, in particolare su Modena abbiamo fatto questa scelta, abbiamo tentato di trovare dei medici legali che non abbiano come estrazione la medicina del lavoro, ma che abbiano esperienza clinica alle spalle. Scegliamo gli avvocati in modo dedicato. Attualmente questa struttura sta gestendo circa 20.000 sinistri, per cui abbiamo anche da un punto di vista giuridico una buona esperienza. Il 70% di questi sinistri sono relativi a polizze non più attive, perché avevamo delle polizze loss occurrence negli anni passati, per cui oggi ancora stiamo pagando i danni di 10 anni fa. Il 30% invece sono relativi agli ospedali attivi con cui collaboriamo. Per cui dal nostro punto di vista sicuramente il risk management è fondamentale, l'assicurazione arriva proprio per ultimo, è l'estrema ratio a cui ci si deve appoggiare. È importante che ci sia una costante gestione dei sinistri e dei contenziosi e dobbiamo sostanzialmente anche noi collaborare in modo attivo. È importante la presenza della medicina legale all'interno delle strutture che operi in modo concreto. A quel punto, eravamo nel 2002, abbiamo iniziato un'analisi per tentare di capire cosa stava succedendo e quali erano le motivazioni. Per cui abbiamo evidentemente valutato la sinistrosità storica che avevamo, abbiamo valutato il capitolato di gara. Ecco qui ad esempio una cosa importante, Modena ha una struttura legale che è stata in grado di mettere in gioco un capitolato di gara un po' più creativo. Nella sostanza normalmente i capitolati di gara si basano sostanzialmente sul prezzo. Qua c'è stato invece l'inserimento di un rapporto prezzo-qualità con una valutazione del supporto che le varie compagnie potevano dare da un punto di vista di analisi, di liquidazione. Si è analizzato dal punto di vista gestionale e organizzativo, ingegneristico, per cui abbiamo visitato tutti gli ospedali per capire quali erano le criticità, clinico-medico e medico-legale. In sintesi, quello che si è tentato di capire e eventualmente suggerire lo vedete qua. Arriviamo comunque, col passare degli anni, a un altro momento, il momento in cui dobbiamo tirare le conclusioni e decidere, per cui in quel momento abbiamo ripartecipato alla gara, abbiamo deciso di scommettere nuovamente sulla struttura ospedaliera, perché voi sapete che le attività di risk management non portano dei risultati immediati, ma portano dei risultati nel medio termine.
per cui abbiamo identificato quali potevano essere in linea di massima i punti di forza, le criticità, i punti di debolezza e le opportunità. Qui riporto evidentemente solo i punti di forza. Qualità e formazione, sicuramente per la spinta che quel direttore generale ha dato, erano e sono stati sicuramente un punto molto rilevante, supportati poi da una direzione generale, da una direzione strategica. Raramente ho visto investimenti sulla formazione di circa 800.000 euro all'anno in giro per l'Italia, per cui c'era concretezza e supporto valido. Una bioingegneria che è sempre stata supportata molto, che è un riferimento nazionale a questo punto, anche perché la maggior parte delle strutture ospedaliere ormai opera con dei global service, per cui esternalizza questo tipo di attività. Un ufficio tecnico ponderoso che è arrivato poi a inaugurare, a progettare e portare in porto due nuovi ospedali che sicuramente hanno migliorato dal punto di vista ingegneristico il tutto. Una medicina legale che avete già sentito parlare, non voglio evidenziare di più. Un ufficio legale che ha permesso un rapporto diretto. Avete visto che noi qui operiamo direttamente. In tutte le altre parti d'Italia operiamo sempre con l'aiuto e il supporto dei broker. Qua, avendo a che fare con un ufficio legale veramente molto competente e un agente nostro che ha una competenza specifica in sanità, non si sentiva la necessità. Non ultimo, e sicuramente non meno importante nella valutazione complessiva, è che in questa regione siete fortunati perché avete alle spalle quella che, dal mio punto di vista, questa è una mia impressione del tutto personale, è la Agenzia Sanitaria Regionale d'Italia. Dopo tre anni, comunque, dopo tre mandati, scusate, il direttore generale deve lasciare. E qui nasce un momento di crisi. Siamo fortunati perché arriva un nuovo direttore generale che dà continuità a tutta l'attività svolta fino adesso, ma non solo. Rafforza l'attività di risk management prendendo delle decisioni organizzative che non erano facili da prendere, ma vengono prese, per cui noi oggi ancora ci sentiamo più sicuri. Qual è la conseguenza di tutto questo? Arriviamo a rinnovare per altri tre anni la polizza di comune accordo. È una polizza ancora senza franchigia, con tutti i benefici o le criticità, dipende dai punti di vista che voi volete. Siamo in grado a questo punto, scommettendo nuovamente, di dare una riduzione di 600.000 euro che speriamo vengano utilizzati per ridurre ulteriormente i problemi relativi alla sicurezza, e portiamo un premio di polizza a circa il 18 per mille sulle retribuzioni annue. Pregherei chi in questo momento sta facendo delle analisi comparative di ricordarsi che il premio di polizza abbinato a una franchigia aggregata annua è equivalente a quello che io riporto qua. Purtroppo invece ultimamente questo tipo di paragone non viene fatto. Va tenuto presente che qui ci sono anche 8 ospedali sostanzialmente alle spalle di tutto. Questo è quello che volevo dire, però dovrei aggiungere una cosa a questo punto. Ho parlato di errori medici all'inizio, ho parlato di accettazione del fatto che gli errori avvengono in medicina. Avrete sentito parlare fino adesso di incident reporting, di root cause analysis, di risk management, parliamo inglese, cioè è vero che il rischio ospedaliero, la gestione del rischio ha un'origine di questo tipo, anglosassone. Nella realtà purtroppo noi abbiamo perso una corsa, perché questo signore che ha fatto la storia della medicina, diversi anni fa, scriveva questa cosa. Allora, quando Murray, che non lontano da qua operava in università, diceva che sarebbe stato di beneficio incalcolabile una cattedra della storia della medicina, o meglio degli errori medici, fondamentalmente parlava già allora, nei primi anni del Novecento, di questo aspetto. Noi crediamo fermamente che affrontare questo tipo di problema, cioè l'accettazione dell'errore, debba partire dall'università, debba partire da chi oggi prepara i nuovi medici, perché purtroppo per arrivare a introitare questo argomento ho la sensazione che ci voglia un cambio generazionale. Grazie per l'attenzione.